panorama veramente spettacolare. Siamo circa 600 metri di altezza dalla pianura. Purtroppo, scusate il fiatone, ma c'è una bella salita da fare e siamo arrivati lì. Amici, ci troviamo nella cappella numero 2, la prima che abbiamo incontrato, e qua è rappresentata Maria che si reca dalla cugina Elisabetta per spiegare il sogno che ha fatto per l'annunciazione dell'arrivo di Gesù. Fuga di Gesù in Egitto. Cappella numero 3 rappresenta la nascita di Gesù. Ok amici, questo rappresenta Gesù al Tempio. Cappella numero 5. Gesù parla con i dottori all'interno del tempio.
sesta cappella, in cui rappresenta Gesù che chiede di togliere questo calice di dolore sapendo della sua crocifissione, mentre tutti gli apostoli stanno dormendo. Proseguiamo questa salita. Posso assicurare, ragazzi, che è molto faticosa, almeno per me. Amici, siamo alla nona cappella, qui rappresenta la salita di Gesù a Calvario.
Dodicesima cappella, l'ascensione di Gesù. Tredicesima cappella, lo Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo cade sopra gli Apostoli e Maria. Quattordicesima cappella, l'ultima, Assunzione di Maria al cielo. Ok, amici di Urbex e oltre. Eccoci qua, siamo riusciti a fatica ad arrivare in cima, veramente, veramente faticoso. Le statue sono veramente belle, anche gli affreschi, ricordando che sono state fatte intorno tra il 1600 e il 1700. Hanno avuto 100 anni di costruzione, però veramente hanno il suo fascino e sono tenute molto bene. L'unica cosa, ragazzi, ho fatto molta fatica a fare le riprese per il fatto che c'è un vetro davanti e purtroppo rifletteva la luce. Ho cercato di fare un lavoro più bello che potevo, sperando che viene bene. Comunque ragazzi, vi ringrazio di aver seguito questo video e ci vediamo qui per un'altra avventura, solo qui su Urbex e Oltre. Ciao ragazzi!